Buongiorno, mi chiamo Martina Orlando e sono una restauratrice cinematografica, nonché docente di cinema e collaboro con l'Istituto Cinematografico dell'Aquila, La Lanterna Magica. Oggi, in occasione dei 70 anni dall'uscita del film La Strada di Federico Fellini nel 1954, proponiamo un'analisi e un commento del film. Cercheremo di ripercorrere un po' le tappe che hanno segnato la nascita di questo film. Un film che, tra l'altro, è stato inserito nei 100 film da salvare proprio per la sua importanza all'interno del cinema italiano, che ha influenzato particolarmente, ecco, il nostro cinema, non solamente del nostro, diciamo, il cinema italiano, ma anche il cinema internazionale, perché Federico Fellini fu il primo Oscar che vinse come miglior film in lingua straniera. Però facciamo una piccola digressione, un'introduzione alla figura di Federico Fellini, una figura che ha dato un particolare contributo al nostro cinema, una persona creativa, visionaria, sognatrice, sono alcuni degli aggettivi che tipicamente possiamo associare alla figura di Fellini. Il suo viene definito un cinema dei sogni. Nasce come illustratore, lui nasce come illustratore satirico, vive il neorealismo, è apprendista di Roberto Rossellini, già all'epoca era fortemente influenzato un po' dalla poetica neorealista. E anche dall'utilizzo, diciamo, come spesso accade nei film, accadeva nei film di Rossellini, l'utilizzo di attori spesso non professionisti, utilizzati anche per garantire alla pellicola quel tratto un po' di autenticità, come diceva Rossellini. I film di Fellini sono spesso passati alla storia per essere uno dei massimi esempi, diciamo, di artificialità cinematografica, non solo per l'utilizzo di soggetti un po' stralunati, ai margini della società, sognatori, un pochino, ecco, clown, come vedremo anche nel film La Strada. E l'impiego anche di set completamente e interamente ricostruiti in studio. Anche la scelta di associare spesso grandi divi attoriali, quindi con attori invece non professionisti, tipico appunto del periodo neorealista. È stato fortemente quindi influenzato da questo periodo, soprattutto anche da film importanti come Roma Città Aperta, Paisà, ai quali Fellini collaborò anche alla stesura della sceneggiatura. La sua è una carriera che inizia, come dicevamo, come illustratore satirico, come, diciamo, vignettista, amava molto le caricature, il suo tratto particolare era appunto caricature, nasce come caricaturista in un cinema, sin da piccolo, in un cinema di Rimini, praticamente lui disegnava, faceva queste caricature dei personaggi dei film appunto in uscita del cinema e in compenso, diciamo, il compenso era il biglietto gratis per sé e per i suoi appunto amici. Inizia così. Il tratto particolare, come dicevamo, era la deformazione dei volti, molto stilizzato, l'utilizzo, diciamo, di disegni molto stilizzati, volti deformati, esagerati, caricati fortemente. Quindi c'è un grandissimo contributo e un linguaggio soprattutto, diciamo, fumettista. Accanto quindi a questa predisposizione per il disegno, vi è però una grande attenzione al mondo dei sogni, quasi come se fosse la sua stessa vita, una vita onirica. È come se lui confezionasse proprio i suoi soggetti. Molti di questi, diciamo, soggetti si trovano in un libro che si chiama Il Libro dei Sogni, una sorta di diario personale di Fellini, in cui lui effettivamente descrive i sogni che faceva, li appuntava e quindi li metteva proprio su carta in bianco e nero e creava proprio delle vere e proprie strisce fumettistiche, caricate ovviamente, caricature, e le accompagnava a brevi testi, e da lì poi nascevano anche le sceneggiature. Quindi,
attraverso questa piccola, diciamo, stabilito, ecco, questo forte legame tra l'arte del fumetto, il cinema e la parte onirica appare più semplicemente proprio comprendere, così comprendiamo la genesi della strada, quindi la strada del 1954, che fu, come dicevamo, il suo primo grande successo a livello internazionale, perché gli diede il primo premio Oscar dei cinque che poi prese come miglior film in lingua straniera. Accanto quindi all'incontro di questi due girovaghi che abbiamo sul ciglio di questa strada, la matrice originaria del film in realtà è da ricercare nell'immaginazione stessa di Fellini. Gelsomino e Zampanò, che sono appunto i protagonisti del film, questi due iconici protagonisti, sono presentati quasi spontaneamente a Fellini. Nel libro, L'arte della visione, cito testualmente, Fellini racconta che all'inizio della strada c'era solo un sentimento confuso del film, una nota sospesa che mi procurava soltanto un'indefinita malinconia. La storia nacque con facilità, i personaggi apparivano spontaneamente, se ne tiravano dietro altri, come se il film fosse pronto da tempo e aspettasse solo di essere ritrovato. Cos'è che me l'ha fatto ritrovare? Prima di tutto credo Giulietta, così dunque mi apparve Gelsomina nelle vesti di un clown e subito accanto a lei in contrasto un'ombra minacciosa e buia Zampanò. Insieme a questa, diciamo, epifania fu essenziale l'intervento inoltre di Ennio Flaiano e Tullio Pinelli per la stesura della sceneggiatura, che purtroppo ebbe, come dicevamo, una lunga lavorazione che iniziò nel 51 e terminò nel 53. Ci furono diverse problematiche che dovette affrontare, difficoltà causate anche al fatto stesso che nessuno era disposto purtroppo a produrre la strada. Infatti venne accantonato l'opera, ecco, il film La strada, per poi, ecco, produrre I vitelloni nel 53. Finalmente trovò un produttore, Dino De Laurentiis, che firmò e decise appunto di produrre La strada. Inoltre, quindi, vediamo come protagonisti Giulietta Masina insieme a Anthony Quinn, quindi lui mette di fronte due importanti divi, una italiana e l'altro hollywoodiano, i quali dovettero adattarsi alle disponibilità anche di un budget abbastanza limitato. Il lavoro che, come si è intuito un po' guardando il film, il lavoro creativo è alla base di molti progetti felliniani che lo hanno reso in parte una firma, diciamo, dei film di Fellini. E spesso, quindi, da queste immagini oniriche, da questi sogni, si passava a una realtà, quindi fumettistica, per poi diventare sceneggiatura e quindi dare una concretezza reale, quindi dal sogno alla realtà. Fellini ha sempre mostrato una grande passione per i volti, i quali venivano fortemente deformati e esageratamente anche stilizzati, che poi si concretizzavano in ore infinite trascorse anche a passare in rassegna migliaia di fotografie da selezionare anche per il casting. Scrive Fellini in un'intervista: se il cinema deve assomigliare per forza a qualcosa, direi che più che a ogni altra cosa assomiglia alla pittura. Quindi c'è questo forte legame con il disegno, perché il disegno per lui, il sogno è il disegno, quindi sono fortemente correlati per creare qualcosa, la realtà, che è la concretezza sostanzialmente della vita. Quindi stavamo dicendo, quindi fortemente, quindi le confronti, dare un grande contributo alla pittura più che della letteratura, che il cinema ha un debito, quindi, di gratitudine e un rapporto di dipendenza. Come la pittura, anche il cinema è immagine. La pittura è luce, dice, e il cinema lo si fa con la luce.
E La strada non è un film esclusivamente composto di luce, ma anche di volti, soprattutto quello che rimane di più è il volto di Clowness di Gelsomina, quindi di Giulietta Masina, che l'ha resa uno dei volti più iconici e che l'ha lanciata anche a livello di carriera attoriale. Inoltre, per la scelta di Gelsomina volle esclusivamente la moglie Giulietta, perché quel volto timido, disse Fellini, non lo riesco a vedere in nessun altro se non in quello di mia moglie. Fellini aveva colto proprio nel segno, perché quel viso, infatti, rimarrà proprio iconico, con gli occhioni tristi, il naso quindi che con pitturato, che ritorna un po', ecco, all'utilizzo della visione di clown, è diventato un'immagine iconica poi della carriera anche della Masina. E dobbiamo inoltre dire che il personaggio di Zampano e quindi di Gelsomina sono legati fortemente ha una visione quindi fumettistica, perché dobbiamo dire che Fellini creava dei veri e propri bozzetti dove venivano appunto anticipati in parte come se fosse una sorta di sceneggiatura, però diciamo su dei bozzetti in cui venivano quindi anticipate le scene che venivano appunto fatte come se fossero dei manifesti pragmatici dei suoi film, il cui tratto appunto era il tratto onirico stilizzato. Gelsomina è stata spesso associata alla figura, anche qui, immortale di Charlot, per la sua quindi espressività, per la mimica, a quella di Clowness. La somiglianza risulta molto lampante ad un primo sguardo, tuttavia sono numerose differenze però tra i due, ecco. Sono effettivamente due maschere tragiche entrambi, ma la comicità che suscita Charlot è molto ben lontana dal personaggio di Gelsomina, che invece è molto malinconico, drammatico, un sentimento quasi di tenerezza, di pietà. Punti in comune possiamo riscontrarli, ad esempio, nei confronti del mondo esterno, ma anche nella loro collocazione all'interno di un ambiente di strada, quindi ai margini della società. Infatti, entrambi i personaggi vivono un mondo un po' difficile, però li accomuna la loro natura gentile, innocente. Non è Gelsomina una figura comica come Charlot, ovviamente, perché porta alle spalle abbandoni, ingiustizie, vessazioni. Ci sono, nonostante comunque ci siano dei momenti buffi che sono vere e proprie citazioni un po' al vagabondaggio di Chaplin. In particolare si ricorda infatti la scena di Zampano che le prova un po' alcuni vestiti per costruirle il personaggio da impiegare durante le sue performance da strada. Quando Zampano le mette appunto la bombetta per un istante, dilettandosi nel celebre movimento gongolante del vagabondo. Gelsomina infatti parla poco e niente e utilizza principalmente il proprio corpo per comunicare, ecco, le proprie emozioni. Si ricorda un po' quello che viene chiamato lo slapstick comedy americano, di cui Chaplin e Keaton erano fortemente, ecco, gli esponenti. Giulietta Masina attua veramente un lavoro finalizzato all'espressività del volto, in particolare allo sguardo. Gli occhi vulnerabili di Gelsomina sono un'arma potente, uno specchio proprio che cerca di svelare il cinismo, diciamo, di questo mondo circostante in cui tutti i personaggi possono spiecchiarsi in modo implacabile. Sono Gelsomina e Zampano. Possono essere, diciamo, numerosi, ecco, sono i riferimenti impiegati per la costruzione della strada che si possono riscontrare anche nel mondo del fumetto. Infatti, possiamo associare la figura di Gelsomina. Anche si è spesso parlato su quali fossero le citazioni e le fonti della strada. Molto spesso si è associato recentemente, ci sono state delle ricerche che hanno ha dato esito
riguardo alle citazioni che ci sono appunto nel film della strada e dei personaggi, soprattutto Gelsomina, Zampano, che sono stati correlati al fumetto, quindi al disegno, e in particolare al Corriere dei Piccoli, di cui effettivamente Fellini era un grande lettore. Era appunto una collana in cui ci sono delle edizioni e ci sono dei personaggi come Fortunello, che è fortemente associato non solamente nelle movenze, nella storia, nelle didascalie e anche nelle strisce fumettistiche che sono state appunto osservate, una forte correlazione con il personaggio di Gelsomina. È noto che Fellini fosse un grande lettore da piccolo del Corriere dei Piccoli, e quindi ci sono delle assonanze e delle correlazioni con la nascita dei due personaggi, ecco. Allora, il film, ribadisco, è un film che anche lo stesso Papa Francesco ultimamente ha ricordato per la sua in grande importanza. Quindi non vorrei lasciare gli spettatori alla visione, perché credo che il film parli già di sé, di una storia forte, ma che allo stesso tempo riesce a essere molto attuale, i temi che utilizza. Siamo nel seconda guerra mondiale, insomma, post guerra, un'Italia completamente nella povertà, misera, degradata, quindi viene spesso fatta vedere questa parte. Quindi lascio a voi, ecco, spettatori, la visione di questo film, e grazie dell'attenzione.